Killer va per il comando. Painkiller va, precede Prussia che è al suo esterno, Prussia attacca e passa. In terza posizione Pilar dei Veltri, poi all'esterno Parisien Bar. Prussia avanti a Painkiller va. Il lancio in 14-8. Sempre in vantaggio Prussia, avanti a Painkiller va. In terza posizione rimane Pilar dei Veltri, poi all'esterno Parisien Bar. 28 e 4 il quarto iniziale, con Prussia che fa andatura avanti a Painkiller va, all'esterno Parisien Bar, quindi Pilar dei Veltri, poi Priscilla Zac e Pigito Griff. 43-9 per i 600. Prussia avanti a Parisien Bar, intanto è rimasto lontanissimo Price Brown. Ha sbagliato Parisien Bar. Prussia avanti a Painkiller va in terza Pilar dei Veltri. Il secondo quarto in 33, 13-4 la media per i primi 8 completati in 59-7. All'avanguardia Prussia, in seconda posizione Painkiller va, in terza Pilar dei Veltri, poi Pigito Griffin fuori. Il giro va via in 1.13 e mezzo. Sempre Prussia a precedere Painkiller va, in terza posizione Pilar dei Veltri, poi Pigito Grip avanti a Priscilla Zac che prova a rientrargli per la quarta posizione, 29 netti la terza frazione, con Prussia su Painkiller va e Pilar dei Veltri, completamento della curva, ingresso in dirittura. Prussia allunga su Painkiller va, che è nettamente in seconda posizione su Pilar dei Veltri. Prussia continua per conto proprio e allora verso il traguardo. Prussia su Painkiller va per la terza, sprinta Priscilla Zac su Pilar dei Veltri e Pigito Grip. Quarto conclusivo in 27-8, 1.55-5 il tempo totale, per cui Prussia si migliora sul miglio con il nuovo ragguaglio di 1.12-2. Prussia 1.37 la quota finale al totalizzatore, la coppiata 4-3, o 3-4 che dir si voglia, paga 3,17, mentre per il passaggio trio 4-3-7 la quota è di 18 euro e 49 cents.